Ragazzi, buonasera. Fai spegnere quel compressore, 2 minuti per favore. Buonasera, bentrovati, mi regalate un sorriso. Siamo qui per Positano News e per... Vi vedo ben messi, forse siamo un poco in ritardo. Chi è il capo squadra qua? I maestri più anziani che si stanno adoperando. Il capo squadra. Maestro, buonasera, saluti. Sono Lucio Esposito di Positano News. Voi come vi chiamate? Partiamo da voi perché vi vedo la faccia con i capelli bianchi come i miei. Il signor Amitran, voi che avete fatto? Avete preparato un capannone, state mettendo il cazzo, la mastaria vostra qual è? Tu invece? Salve. Come ti chiami? Signor Amitrano, sono tutto a fare. Do la mano a... E cazzo, è passato tutto qua, vai laggiù. Che state preparando? Stiamo preparando i carri allegorici. Vieni. La sfilata si terrà domenica. Ragazzi, voi lo sapete che siete gli unici che in tutta la penisola preparano il carnevale con i carri, sì, con delle scuole di danza che seguono dietro. Per incontrare un'altra sfilata di carri devo raggiungere o Maiori, che purtroppo la strada è chiusa, o addirittura andare oltre Castellammare, eh? Quindi vi rendete conto di questa vostra importanza. Siete al centro dell'attenzione. Venga, dottoressa. Io. Dottoressa. Certo. I bozzetti dove stanno di questi bellissimi disegni? Buonasera, piacere, Luca. Antonio. Piacere. Antonio. La vostra maestria qual è? Nel disegnare i cartoni animati, nel attaccare la carta? Attaccare la carta. Ah, quindi siete un maestro carta pestaglia. Attacco. Andiamo a vedere altro tempo. E basta sapere un maestro. Quindi tu hai idea. No, c'era un bozzetto. Iniziale. Questo che cosa era finito là? È la fine del cartone animato. La fine di un cartone animato. Chi si è ispirato? Ah, il Re Leone. Il Re Leone. Andiamo a vedere. C'è una gran bella odore di pittura. Andiamo a controllare. Vieni. Vieni un attimo il compressore. Buonasera, saluti, ben trovati. È lui il cartonista, è lui che ha disegnato il bozzetto iniziale. Uno sì, è uno dei tanti. E se vede che la venengava proprio la cosa. Quindi questo carro qua che cosa l'ha finito? Il Re Leone. E quest'altro? Siamo degli indiani. Il carro degli indiani. Abbiamo un film ispirante che ci fa da filo conduttore, filo luce, vero? Sì. Ragazzi, non stiamo un po' in ritardo con la pitturazione? No, no. No, ce la facciamo. No. Benissimo. Quindi tra oggi e domani sarà tutto pronto. Benissimo. Oltre a questi due carri qua, che cosa ci sta? Quelle maschere che... No, ci sono altri tre carri. Ah, allora la vuoi registrare? Sì. Uno che tiene la... che fanno la Supercoppa italiana, capito, in Napoli. Un altro su Paolo Francesco. E un altro sul film... E sono tutti in ambito Termini. No, no. Questi no. Qua sono i due carri terminesi, poi ci sta un carro di Massa, uno di Maria del Cantone e un altro di Sant'Anna. E Nerano. Mi fa piacere. Sì. Avremo una competizione? No. No. Ci sarà un premio? No. Il pubblico ti applaudirà, quindi il voto del pubblico. Ragazzi, dobbiamo ringraziare qualcheduno, dottoressa, qualcheduno del comune, l'amministrazione. Tutti i soldi per accattare sta pittura, avete pigliato? Benissimo, quindi abbiamo una locandina con una serie di sponsor sotto. È arrivato un ausilio da parte del comune? Non lo sappiamo. Ci auguriamo di sì, altrimenti l'anno prossimo ci vendichiamo e non ne facciamo, vero? Esattamente. Intanto voi siete stati i primi già tanti anni fa e adesso... Quest'anno sono 33 anni di carnevale a Termini. Possiamo quindi... dire 33 anni di carnevale è importantissimo. Possiamo dire che avete gettato il seme, adesso ci sta qualcuno che ci sta seguendo, quindi si arricchisce questo corteo carnevalesco. Sì. Vi siete divertiti col trenino o il trenino è una cosa fatta... No, il trenino serve per fare pubblicità. Bambini e per fare pubblicità, sì. Ma poi saranno i carri a determinare la vincita. Benissimo. Chiudi, andiamo a vedere ancora questo.